Ciao bimbi, ciao, come state tutti bene? Anch'io sto bene e ho davvero tanta voglia di rivedervi. Oggi ho pensato di leggere con voi una storia molto bella. Avete voglia di ascoltarla? Siete pronti? Dai. Oggi leggiamo Che cos'è un bambino? Oh, quanti bambini! Un bambino è una persona piccola. È piccolo solo per un po', poi diventa grande. Cresce senza neanche farci caso. Piano piano e in silenzio il suo corpo si allunga. Un bambino non è un bambino per sempre. Un bel giorno cambia. I bambini hanno fretta di diventare grandi. Alcuni bambini crescono e sembrano felici e pensano: che bello essere grandi, essere liberi, decidere tutto da soli. Altri bambini, diventati adulti, pensano esattamente il contrario. Che fatica essere grandi, essere liberi e decidere tutto da soli. Un bambino ha piccole mani, piccoli piedi e piccole orecchie, ma non per questo ha idee piccole. Le idee dei bambini a volte sono grandissime. Divertono i grandi, fanno loro spalancare la bocca e dire I bambini desiderano cose strane: avere le scarpe che brillano, mangiare zucchero filato a colazione e ascoltare la stessa storia tutte le sere. Anche i grandi hanno idee strane, eh? Ad esempio, farsi il bagno tutti i giorni, cucinare i fagioli al burro, dormire senza il cane giallo. Ma come si fa? Chiedono i bambini. I bambini piangono perché un sasso è scivolato nell'acqua, perché lo shampoo pizzica gli occhi, perché hanno sonno, perché fa buio. Piangono forte per farsi sentire bene. E per consolarli ci vogliono gli occhi gentili e una lucina vicino al letto.